Ed eccoci qua, Luca Tremolada, Federico Bergonzini, Ernesto Bellei. Allora, ve li presento. Quella prima, la schermata di prima era la schermata, adesso ve la faccio un po' rivedere, è il loro sito. Loro sono dei designer, degli information designer, adesso cercheremo di capire bene, di Hund, l'ho detto bene, l'ho detto giusto? Perfetto. Perfetto, ed è uno studio di design e noi li abbiamo chiamati perché? Perché vogliamo commentare, criticare, studiare con loro che cosa? Le norme d'uso di quattro social network, YouTube, Twitch, Facebook e Twitter. Chiediamo a loro un giudizio critico, cosa gli piace, cosa vi piace e cosa non vi piace, per due ragioni. Come vedete, perché sono molto più giovani di me, questo è importante, poi perché sono dei designer, cioè studiano l'interfaccia. Cos'è che studiate esattamente? Ma di fatto siamo un po', potremmo dire, quasi i tuttofare della grafica e della comunicazione, nel senso che sì, studiamo interfacce, progettiamo interfacce e come studio sviluppiamo anche interfacce e appunto quello che ci viene generalmente richiesto è di creare un elaborato grafico, insomma un qualcosa che porti a un dato scopo, insomma ci viene detto ok, lo scopo del nostro sito, lo scopo del nostro portale è questo. Graficamente il percorso, l'utente che percorso deve fare, cosa deve vedere, come ci arriva a quel punto. Esatto, questo. Esatto. Allora, quindi il nostro vostro è un compito tecnico generazionale, nel senso che quello che a noi interessa capire è se le regole d'uso, per cui le regole che le persone che vogliono parlare, esprimersi, esercitare il diritto, la libertà di parola e di espressione sui social network, sanno, possono imparare facilmente cosa possono e cosa non possono dire. Voi avete letto finora che è una grande giungla, abbiamo spiegato che insomma le regole variano da social a social, che è più restrittivo e che è meno restrittivo, che il nudo insomma si vede su Twitter ma non si vede su Facebook, e bisogna stare attenti ai reati d'odio su Twitch, ma bisogna stare ancora più attenti su YouTube. Andiamo a capire insomma se i ragazzi, le future star dei social network, se anche qualcuno che vuole intenzionato a esprimersi su queste reti sociali può capire facilmente cosa insomma le regole d'uso, insomma cosa c'è scritto. Mi sono impapinato. Allora, da chi partiamo, da Federico o da Ernesto? Qua iniziamo subito, ve lo dico io, con YouTube. Ok. Chi parte dei due? Se vuoi parto io, Luca. Vai Federico. Allora, quindi, innanzitutto partiamo, io intanto lo scorro, queste sono le norme d'uso di YouTube, certo. Tu dimmi che cosa ne pensi. Allora, sicuramente c'è già molta chiarezza e immediatamente questo video che si vede mi preannuncia una forma dello spiegare le cose riassuntiva, più amichevole come fruizione del contenuto. Cosa clicco? Minacce? No, vai, cioè, vai, facci, sì, possiamo vedere 2 secondi il video, perché secondo me è importante come questo? Punto. No, quello sopra, è subito dopo l'introduzione. Ok, adesso non lo vedo qui nella live. Subito dopo l'introduzione questo qua. Questo qui, sì, vai. Secondo me è una cosa molto interessante perché per le nuove generazioni, soprattutto, inevitabilmente la fruizione da video, quindi un video spiegone, un contenuto visivo che vada immediatamente a farti degli esempi, a spiegarti le cose, è indubbiamente più amichevole e più efficiente se devi andare a spiegare dei concetti. Ok, la grafica mi piace? Cioè, come è stata, vabbè, ci sono i sottotitoli, è respingente, è moderno, è giusto? È un video io sono animato. Vecchissimo, 50 anni, per cui vi dico subito che sì, mi piace, mi ricordo un po' i Pink Floyd, ho detto. È un cartone. Voi non sapete neanche chi sono i Pink Floyd. No, ridete troppo perché si interrompe. No, lo sappiamo. L'illustratore è secondo me molto bravo, dipende, adesso noi non lo sentiamo qui in live, però se è spiegato in modo, con una dialettica semplice, in modo veloce, sicuramente può funzionare secondo me. Poi se vogliamo scendere giù nei punti,
Secondo me YouTube fa un buon lavoro, nel senso ti dà, lavora in pillole, quindi ti dà subito, immediatamente, anche con delle icone, ti porta all'interesse, ti porta subito a mostrarti quello che tu dovresti sapere in due frasi, no, ulteriori informazioni, ok. Sicuramente qui c'è una fruizione dei contenuti che è molto veloce, cioè se io sono genitore, voglio sapere come proteggere mio figlio, immediatamente lo vedo qua subito prima. Aspetta che vi faccio vedere al volo, anche diciamo cliccando dentro, scusate, ho sbagliato, cioè cliccando ecco. Dentro, ecco, vedi, qui hai ecco. Già l'accesso alle icone, quindi c'è una bella icona che ti va subito a identificare qual è il tema. Se poi io vado su invece, cioè vado dentro al contenuto, ho questa, quest'altro tipo di visualizzazione, ok? Per cui, no, nel senso, la trovo chiara, anch'io l'ho trovata abbastanza chiara, e per ogni video che c'è, diciamo subito, c'è un, per ogni voce c'è un video riassuntivo. Ecco, già vedi che è un sistema che è molto intelligente. Poi adesso io non lo so se tu ci hai cliccato, ma io sono entrato anche in ulteriori informazioni. Sì, è interessante quello che c'è dentro, effettivamente. Quindi l'approfondimento invece è molto più legale e istituzionale, sicuramente nessun giovane andrà mai a leggerselo. Però c'è una cosa interessante, in ulteriori informazioni, che non è banale, perché non si trova spesso. C'è una categoria esempi, c'è una voce, ad esempio se andiamo su nudità o contenuti di carattere sessuale dentro ulteriori informazioni, dalla pagina sì. Dove eravamo prima, si apre appunto un video esplicativo di diciamo norme relative a nudità, ma sotto ti dà degli esempi base di cosa puoi fare, quindi di seguito sono elencati alcuni esempi di contenuti non consentiti. Clip estratti a film, programmi, altri. Io ho aperto quello relativo alla violenza, per intenderci, lo vedete? Direi, avete già qui un video che fa vedere quindi i contenuti violenti espliciti che non vanno bene, e poi, come diceva giustamente Federico, ci sono le galese, no? Però vedete, è molto chiaro, adesso qua faccio il giornalista io, se non pubblicare su YouTube incitamenti di altri a commettere atti di violenza, combattimenti che coinvolgono minorenni, filmati audio, cioè è abbastanza, no, diciamo, chiaro e insomma non si è diretto, sì, è sì, diretto, sì. E poi ti chiede se sei stato utile o meno, che questa è una cosa che io odio oggettivamente, cosa vuol dire? Cioè, chi è che clicca è stato utile? Voi io non l'ho mai fatto. Però in realtà su tante piattaforme il feedback costante dell'utenza ti porta a una crescita e un miglioramento inevitabile, quindi è cosa che si fa, secondo me è giusta. Cosa buona e giusta. Quindi diamo un voto. Dal punto di vista della leggibilità, se volessimo fare una tabella, tanto il voto lo chiedo a tutte e due, leggibilità e poi uno sulla user interface, quindi sull'accesso all'informazione. Leggibilità, Ernesto? Allora, leggibilità, direi ottimo, non so su che scala voglio andare questo voto, ma direi comunque molto buona, decisamente. Okay. E Federico? Sono d'accordo, cioè se da 0 a 10, 9. Oh, mettiamoci d'accordo sulla scala, perché questo è anche un luogo di Infodata, per cui facciamo i numeri che piacciono a Infodata. Bravo, 10, 1 9. A 10, da 1 a 10, tu dici Federico? 9. Mazza. Ernesto? Già stati di manica larga, esatto, dai, un 8, 8 okay. 9, giù di lì. Mentre lato user interface, quindi promossi alla grande, lato user interface come la vedete? Allora, secondo me, se avessero portato fuori gli esempi direttamente nella vista, quella generica, sarebbe stato meglio, perché alla fine sono quella cosa un po' più a cui ti puoi relazionare meglio, no? È la situazione reale in cui che ti permette di scremare bene, a differenza. Fosse stato fuori, invece che dentro ulteriori informazioni, sarebbe stato un pelo meglio, secondo me. Sono d'accordo, anche io mi sarei aspettato un approfondimento magari un po' più ristretto, cioè non in legalese. Una call to action. Esatto, o una call to action
Cos'è una call to action? È un elemento grafico che ti invita all'interazione, un link tendenzialmente, diciamo, una comunque, ragazzi, call to action è già questo nome qua, una chiamata all'azione, esatto, una richiesta di azione. Action, no? Very cool, no, perché call to action viene subito very cool, capito? Non va bene. No, va bene. Allora, tenete conto che però il legalese no c'entra, perché poi lo devono mettere da qualche parte, perché questi qua sono documenti che vanno poi in mano agli avvocati nel momento in cui ti bannano o ti sospendono, per cui l'avvocato, poi l'avvocato non c'entra nulla, però potrebbe intervenire. Passiamo da YouTube al concorrente videoludico, per cui la piattaforma di Twitch. Allora, adesso ve la faccio vedere, vediamo un po'. Aspettate un secondo. Ok, allora qui abbiamo Twitch, lo vedete? Sì. Allora, lingue, insomma, ce ne sono tutte, e la lo provo a presentare io o lo presentate voi? Chi è che lo presenta? Vai pure te, Luca. Allora, qui sostanzialmente è veramente note legali, violino brutto. E comunque è l'ultima modifica qua del 1 gennaio del 2021. Sappiamo che Twitch, insomma, ha cambiato più volte le regole del gioco, e insomma la navigazione è come leggere, questo almeno do un giudizio io da cinquantenne, cioè queste sono le pagine degli anni 90 di internet, no? È un bugiardino di un farmaco. O un bugiardino di un farmaco, che è che è chiaro, attenzione, cioè la navigazione, come lo vedo io, si naviga facilmente, cioè io guardo a sinistra, no? Voglio leggere per esempio contenuti di natura sessuale, boom, clicco, ho il mio contenuto, lo trovo scritto piccolo, però vabbè, questo è un problema mio perché sto perdendo la vista, però insomma poi una volta dentro ci sono i vari link, contenuti sessualmente espliciti, contenuti sessualmente allusivi, nudità e abbigliamento. Nudità e abbigliamento lo leggiamo perché secondo me è interessante. Agli streamer non è permessa alcuna forma di nudità totale o parziale, inclusa l'esposizione dei genitali o dei glutei. Non è permesso mostrare la forma dei genitali anche se coperti, a prescindere dal contesto. La trasmissione di minori nudi completamente o parzialmente è sempre proibita. Qui, a differenza di YouTube, lo dico subito, non c'è neanche una chiave culturale, diciamo, cioè qua è vietato tutto. Tra l'altro, tutti gli streamer devono coprire l'area dei fianchi fin sotto la zona pelvica. Voi non c'è sento della cattiveria in questo tono, no, nella lettura di questa frase. No, vabbè, è interessante. Tenete conto che, insomma, questo è un mondo dove ci sono tantissimi minorenni e quindi correttamente hanno deciso di essere un po' fiscali. Allora, giudizio vostro su allora, la presenza. Ti chiedo subito una cosa, adesso non so se è un mio problema, ma nel momento in cui io entro per, ne so, in linea guida sui marchi di fabbrica, di fabbrica, a me esce in inglese e non mi dà più la possibilità di selezionare la lingua. No, esatto. Infatti sto facendo esattamente questa operazione ed è esattamente così, bravissimo, l'avevo notato anch'io. Questo inevitabilmente è una lacuna di contenuto. Adesso non voglio dire che non è accettabile, non so perché sia effettivamente così, mi pare strano. Sì, però effettivamente vuol dire che tra l'altro Twitch è ricchissima, dietro c'è Amazon, però non hanno trovato interesse nel tradurre una parte, questa cosa qui effettivamente non si fa. Un'altra annotazione che avete? Allora, no, secondo me la navigazione funziona e mi piace anche che... Pensavo fosse una roba vintage, io, vedi? È l'archetipo del navigare, secondo me. Insomma, non siamo in un videogioco, siamo in una categoria, in una sezione di legalese, come l'hai chiamato tu prima, e anche il fatto che i contenuti degli utenti mi vado giù sotto subito nello scroll funziona. Ovviamente a livello grafico è molto legalese, molto poco, diciamo...
No, diciamo che una cosa, non si ha tanta voglia di leggerlo, insomma. No, esatto, non si ha tanta di voglia di leggerlo, però vedete, vi faccio vedere anche questo aspetto. Perché, allora, qui parliamo, visto che me li sono letti tutti, qui parliamo del social che è più, diciamo, pignolino, cioè ha tantissime categorie, non usa categorie di sintesi. Se vedete, fare affermazioni indesiderate di natura oggettivante relative a organi sessuali, parti intime o pratiche sessuali di un'altra persona, a sua volta si va a definire meglio quello che intendono fare affermazioni a fondo sessuali su seno natico o genitale di un'altra persona, inviare messaggi di chat private in stile toccate e fuga ad altri utenti e fare commenti espliciti su organi sessuali o parti intime, commentare l'abilità sessuale percepita di un'altra persona. Adesso qua io sorrido perché sono un vecchio anziano, però effettivamente devi, no, è giusto, cioè devi entrare proprio a dire guarda che ti dico nel millimetro che cosa non va bene, o secondo voi era meglio fare un disegno, un'altra cosa? Ma diciamo che non, cioè mentre YouTube appunto dà esempi di comportamenti, queste sono esempi, cioè norme da mantenere, non so come dire, non sono azioni, ma sono riferimenti a norme di comportamento da mantenere. Mentre per contro YouTube dava degli esempi proprio molto pratici. Mettiamo che tu sei davanti al computer e vuoi fare questo. Quindi forse quello è un po'... Voi l'avreste fatta così? Io sì, tendenzialmente... Su, del tipo di Twitch o del tipo di YouTube? Tipo di Twitch. Tipo di Twitch sì, perché almeno io non so, però adesso ci sono tante questioni relative a Twitch negli ultimi tempi, insomma un argomento molto caldo il rapporto tra streamer e regole che devono rispettare. Secondo me proprio il fatto di voler essere così rigidi, così legali, non riesce a coprire tutto e quindi anche usando questo tono gli streamer cercano il buco, cercano la falla, cercano quella cosa che ti permette di aggirare la regola per come è scritta, perché non c'è un comportamento esempio che la spiega bene. Quindi secondo me sì, è un po' potrebbe essere un po' un problema questo. Federico? Sì, no, mi collego totalmente a quello che dice Ernesto. Soprattutto ultimamente ci sono varie problematiche su Twitch di content creator che, essendo perfettamente nella legge, nelle norme, però palesemente non portano un contenuto che una piattaforma che ci si aspetta, insomma, da una piattaforma come Twitch. Quindi questa eccessiva rigidità ha portato delle cose negative, come insomma chi viene bannato per delle cose un po', non dico goliardiche, ma anche degli errori a volte, no? Qualcosa di cui non sei responsabile, e poi ci sono altri content creator che possono permettersi qualsiasi cosa perché riescono a stare nel punto. Ecco. Ricordiamo il paradosso che insomma su Twitch bisogna stare molto attento al linguaggio, alle minacce, su le minoranze, sul politicamente, molto attento al politicamente corretto nel senso buono del termine, però puoi bestemmiare come un fabbro, nel senso che l'altra cosa che invece non è assolutamente concessa, ci sono degli streamer su Twitch che giocano a FIFA e bestemmiano in grandissima e gloriosa libertà. Voto Ernesto, allora partiamo con la parte di leggibilità, poi di user interface. Allora, il primo è vi piace sostanzialmente, da 1 a 10. Ernesto. Allora, leggibilità, mi dispiace, ma devo stare un 5, non è sufficiente, se devo proprio dare a livello di leggibilità. Io faccio il poliziotto un po' più buono, dico 6, ma perché se vuoi leggerlo, riesci a leggerlo. Se, diciamo che l'uso tenete anche conto, scusate se mi metto a tenere anche conto il dato di età, nel senso che adesso qui non guardate ancora perché sto già caricando Facebook, però cioè nel senso che queste cose qui, adesso io sono su Twitch e sono un panda, però fondamentalmente riguarda persone anche più giovani di voi, per cui insomma è leggibile per ragazzi dai 15 ai 25?
che 30. Io dico, penso non sia stato fatto, non sia d'aiuto, ecco. Non c'è stata una volontà nel voler essere chiari e piacenti alle persone più, al target più giovane. È stato il legalese, come lo chiami te, mi piace questa parola, la userò più spesso. Sempre meglio legale. Di call to action, guarda, legalese tutta la vita, ti dici call to action, ti banno io, però legalese va bene. E invece in termini di, come si dice, di interazione, di cliccabilità, di capacità di arrivare, di ottenere subito l'informazione che ti serve, abbiamo visto che è tutto a click, cioè si clicca la frase, è a tendina, no? Sì, esatto, diciamo la navigazione è molto lineare, quindi tutto sommato, cioè andando, prendendo la fascia laterale, no? Partendo dal primo punto, io clicco il primo punto e ho le sottocategorie, clicco il secondo e mi si aprono le sottocategorie, quindi proprio cliccando verticalmente uno per uno passo tutti i punti, quindi più dritto di così oggettivamente è difficile farlo. Passiamo ora a due, quindi per ora abbiamo visto i due social video, ok? Uh-huh. Per cui anche, diciamo, non dico più pericolosi, però dove insomma il contenuto video è anche più complicato, infatti c'è tantissima intelligenza artificiale, computer vision per la definizione di quello che viene trasmesso. Adesso passiamo a due social che sono prevalentemente testuali, anche se poi ci puoi caricare quello che vuoi, Facebook e Twitter. Voi ci andate su Facebook e Twitter così? Twitter no. Sì, Facebook no, assolutamente. Facebook no. Io sì. Tuttora entrambi. No, aspettavo una cosa, tipo, tuttora fanno schifo a me. No, allora Facebook è in una fase di declino. Forse abitudine. E proprio sul declino andiamo a vedere le norme, però oggettivamente sto scherzando fino a un certo punto. Allora, qui abbiamo Facebook, no? Qui abbiamo il quantitativo, le informazioni, come gestiamo le informazioni, le condizioni d'uso, le informazioni sulla privacy, i controlli. Minorenni e sicurezza, andiamo a vedere minorenni e sicurezza, si clicca e si arriva qui, no? Poi aspettate, non so se l'avete visto. No, io l'ho fatto. Ah, ok, allora aspetta che vi apro la seconda, cioè cliccando lì, per intenderci, si arriva, aspettate che lo strumento è quello che è così, no? Cioè è un po' così, insomma, non so come metterlo. si va molto veloce, ci sono questi colorini per le domande, c'è anche l'indirizzo, vedete? Come contattare Facebook per eventuali domande, c'è anche a Dublino, insomma, dovete scrivere a Dublino. Revisione 21 agosto 2020. E, no, e poi vabbè, adesso salgo su un po' veloce, scusate se vi faccio venire il mal di testa, però insomma la sensazione è che le policy insomma sono state messe un po', boh, ditemi voi. Ho un commento che è no. No, è no. No. È no. Il commento è no. Allora, sicuramente c'è una enorme problematica che a differenza di Twitch di prima, che aveva le sue sezioni e tu ci arrivavi cliccando, qui c'hai una cascata lunghissima e cliccando nella barra di sinistra di navigazione c'è una scrollata che ti porta al posto, ma non ti permette di cliccare ulteriormente, ma ti devi fare la scrollata in su, e già questo a livello di esperienza è grave. Secondo me sì, c'è da dire, adesso provo, me lo fate difendere a me loro, cioè c'è da dire che loro però hanno in qualche modo generato una serie di contenuti non esattamente, per esempio adesso vi mostro quest'altra pagina, no? Aspettate, perché poi nel senso che è come se loro non crede, adesso provo a interpretare, però loro non credono che devi entrare necessariamente in un centro e capire tutto. Per esempio, questo qua è il centro assistenza, no?
da cui accedi, che non è, poi ti chiede, ti è stato, lo state vedendo? Ti è stato aggiunto, sì, no? Quali tipi di contenuti non sono consentiti su Twitter, su Facebook, nudità e altri contenuti sessualmente espliciti, istigazione all'odio, contenuti autolesionisti e violenti, profili fatti un po' di spam. E poi ti dice ci sono degli articoli correlati, no? Tu clicchi, cioè è molto, diciamo, è molto meno dettagliato rispetto a prima. Però, insomma, l'articolo è questa cosa qui. No, non lo so. Poi c'è account, guardate sulla sinistra, vedete, segnalazione contenuti offensivi, segnalare un problema a Facebook, segnalazione di una violazione della privacy. Per cui, insomma, io da un punto di vista giornalistico mi viene a dire che le informazioni ci sono, no? Non si può dire che non ci siano. Diciamo che non ti viene una voglia di approfondire il tutto. Che ne dite? Sì, parlando di colossi di questo tipo che hanno a che fare con problemi di privacy, dati, eccetera, sicuramente le informazioni da qualche parte ci sono. E su questo... anche questo è vero. Se, per contro, anche qui c'è un po' la sensazione che ci sia sempre uno scarico di coscienza o comunque un qualcosa molto informativo, vediamo, qui sembra più centro supporto, ma qui ci sta segnalazioni, quindi sì, può avere un senso. Comunque in generale Facebook... No, ragazzi, quello... le uniche... Cioè, la cosa che a me viene data... Io non faccio il vostro lavoro, e tra l'altro un pessimo senso della grafica, come sapete... Però è tutto scritto, ragazzi. Cioè, noi giornalisti diciamo tanto piombo, Cioè, esatto. Tutto molto, molto scritto. Cioè, mentre YouTube era video, immagini, icone, così, questa è l'unica cosa un po' coloratina che c'è. E tra l'altro la cosa strana è che Facebook è molto colorato invece. Cioè, il social ha tante idee grafiche carine, cioè, dico a Federico che lo frequenta un po' di più, no? Non è brutto, cioè è iconico, no? È brutto. Non lo so, secondo me... È brutto. Ma ti parlo a sentire, cioè non mi va di dare... secondo me è un po' caotico, soprattutto negli ultimi anni, cioè si sta cercando, anche se tu prendi l'home page che hai, la tua bacheca, insomma, quando tu come utente entri, Facebook ormai, visto che ha avuto la possibilità di comprarsi qualsiasi cosa che c'era attorno, l'ha buttata, l'ha incanalata tutta nella propria piattaforma, e io la trovo come utente molto caotica. Ora, se dobbiamo dare un giudizio qui nel centro assistenza, nelle norme, rivedo quel caos, perché ci sono layout differenti a seconda di dove entri, non lo so. Non ti piace. Voti. Ernesto, allora il voto... Scusa Luca, secondo me il centro assistenza e la parte di norme potevano essere collegate meglio, qui sembrano due siti diversi, cioè anche questo, sì, cioè, mi sembra di essere in due realtà differenti, non collegate tra di loro, quando in realtà hanno delle correlazioni e hanno delle analogie, delle azioni che ti portano inevitabilmente su una delle due pagine. Non lo so, vedo un po' di caos, proprio così al primo impatto, quindi a livello di, se devo dare il voto, a livello grafico 5. Io mi devo tenere più basso di Twitch, purtroppo. Okay. Cioè, dopo, forse sono stato troppo basso vedendo questo ora con Twitch, ma sicuramente è più basso di 5, quindi andiamo su 4. Questa parte qua è interessante, mi preoccupo i pensieri sul bambino e il comportamento di un'altra persona, Tam, e qua ti dice dove andare ad aiutarti, però chiaramente... Ma la domanda è sempre quanti clic ho dovuto fare per arrivare su questa pagina, e soprattutto lo vediamo adesso noi che ci siamo arrivati, tra virgolette, per caso. Certo. Cioè navigando, c'è anche una specifica su bambini, eccetera. Certo. Twitch, se non altro, è tutto dritto. Facebook... Sì, assolutamente. Per quanto io sono poi anche un po' condizionato.
Fatto da loro, Facebook in generale, sono quello di tanti contenitori, anche quando ci si è, come? No, quando ci si va a lavorare anche come sviluppatori, tutte le loro interfacce su le regole su come sviluppare un'app, che sono anche queste condizioni, perché non puoi prendere certi tipi di dati, devi stare attento a quali tipi di cose personali esponi, e sono tutte una finestra in una finestra in una finestra, e finisce per fare un giro enorme. Quindi io ho ancora un po' questa cosa che sicuramente mi fa avere dei brutti pregiudizi nel voto, ecco. No, mi avete convinto. Federico, vabbè, siete abbastanza allineati sul giudizio. A livello di user experience, di esperienza, sì, di navigazione, voto 2 ancora più basso sì, di 5. Cioè, caos. Beh, insomma, vi è piaciuto, dai, mi sembra. Esatto, esatto. Ci è piaciuto molto. No, c'è da dire che non c'è, cioè, che a parte Federico, esatto, tu non lo frequenti neanche, per cui, insomma, cuore no, non vede, cioè, occhio non vede, cuore non duole. L'ultimo, esatto, insomma, il social a me più caro di tutti è Twitter, e anche quello, diciamo, dove ci sono i giornalisti, ci sono le star dei media, ci sono, insomma, i fighetti, insomma, è quello dove si leggono le notizie. Allora, questo è diverso da tutti gli altri, come potete vedere, no? Nel senso che parte, ci sono alla sua sinistra l'utilizzo di Twitter, poi avete gestione dell'account, sicurezza, norme, linee guida generali, linee guida per le forze di sicurezza. Però dentro ad ogni, andiamo sul come segnalare le violazioni, no? La rappresentazione è, sembra una foglia articolo, no? Cioè, nel senso, ha il contenuto, la domanda, il contenuto informativo sottolineato forte con questo arancione vero pesante. E poi, insomma, è molto classico, no? Come segnalare, apri il profilo, seleziona l'icona, seleziona segnala, se seleziona offensivo o dannoso. Quindi, insomma, molto tecnico, molto lungo, perché tra l'altro vedi come segnalava un flit, come segnalava uno spazio Twitter. Andiamo a vedere altre cose sull'uso equo, norme sulle organizzazioni violente, vediamo un po'. E anche qui, cioè, c'è un approccio completamente diverso, anche nella scrittura, devo essere sincero, no? Non c'è posto su Twitter per organizzazioni violenti che includono qualsiasi organizzazione. Cioè, è come se te la racconta un po' di più, è meno legalese. Però c'è, poi, c'è un'impaginazione da Markdown molto caro ad Ernesto. Sì, è molto chiaro a livello di gerarchia. Markdown, spiegare, cos'è il Markdown? Il Markdown è un metodo di scrittura che si usa tantissimo in informatica, ma anche nel giornalismo in realtà, specialmente perché tanti portali, oppure ad esempio Medium, vediamo Medium, okay, se uno vuole pubblicare un proprio articolo su Medium, lo può impaginare con il layout web di Medium, senza dover sapere come sviluppare o senza dover sapere, insomma, niente, usando il Markdown. Quindi è una sintassi che dà alcune regole standard globali, generalmente ereditate da come si scrivono gli articoli scientifici, quindi comunque molto normate ma molto chiare, che permettono appunto di scrivere un testo e essere sicuri che ogni contenuto abbia la sua gerarchia corretta. Quindi io ho Markdown senza saperlo. Cioè, questo assolutamente sì, è alla base in realtà di tutto, però non si vede, diciamo. Qua vedete che cosa costituisce violazione di queste norme. Qui si parlava di norme sulla nudità non consensuale, alcuni esempi dei tipi di contenuti che violano queste norme sono foto e video acquisiti da una fotocamera nascosta e raffiguranti scene di nudo, creep shot e upskirt, ovvero immagini e video che mostrano le natiche di una persona e quello che è nascosto sotto la gonna, immagini e video con sovrapposizioni, insomma, qui però, insomma, il contenuto c'è. Anche il linguaggio, fatto, secondo me, è molto giusto come tale. Sì, anche il linguaggio, sì, è facile, sì. E poi, esatto, c'è questa organizzazione della scrittura, no? Con i neretti, che è vero, effettivamente avete ragione voi, è molto preso dal linguaggio dell'informatica, no? Infatti mi ritrovo molto nei linguaggi
nei manuali o nei linguaggi che leggo di solito per cercare di dormire prima, e mm-hmm. sono tutti organizzati così. Ma quindi vi piaciucchia? Allora, ti dico, le voci, allora, internamente alle voci, quindi nella pagina dove siamo adesso, perché mi è scappato la parola markdown, perché un po' il feeling è quello della documentazione, è quello di una gerarchia di formattazione, e quindi già noi abituati a leggere su internet, sui libri, sappiamo già, insomma, dare una... catalogare le informazioni alla prima scrollata e capire dove andare a puntare. Il mio unico punto dove sono un po' dubbioso è nella prima pagina, che queste due colonne in grigio, non allineate a seconda degli acapi, non sono molto chiare. Cioè, devo andarmi a cercare parola per parola la voce che mi interessa. Almeno questa è la sensazione che ho io. Tra l'altro mi dà subito del tu, ciao Luca Tremolada, come possiamo aiutarti? Questo è gentile. Lo sento amico, devo dire, non lo sento, non mi dice guarda che adesso, cioè, sei un cretino e ti dico cosa non devi fare, no, mi dice guarda, ti conosco, so come sei fatto, adesso ti dico due cose, no, è piacevole, nel senso che... Poi c'è anche questo giochino qui che, vabbè, voi per voi è una stupidata, a me diverte molto, no? Sicurezza, non so se lo vedete, no? Che giri sì. E cambia. Però cioè, sembra un giochino, però in realtà con quell'animazione vai a definire delle sezioni all'interno della scroll. Cioè riesci a dare, a dividere, insomma, i punti di interesse all'interno di una cascata di testo. È una cosa intelligente. Qui siamo sulla privacy e vedete che qui c'è anche una parte video che mancava prima. E per verità i miei follow, insomma, qua c'è un lavoro mica piccolo, cioè, devo dire che è una cosa che ci arrivi, però ragazzi, ci arrivi sempre un po' per caso, cioè cliccando. Beh, ovviamente sono sempre abbastanza nascosti, perché, ovviamente. È comunque un contenuto che l'utente sa di dover andare a cercare, ma in realtà di solito sono anche tutti nella stessa posizione, nel footer, quindi a piedi della pagina, di solito nei link utili sai sempre che puoi trovare il centro assistenza o le norme della privacy e le regole della piattaforma, insomma. Quindi poi adesso entrare nelle voci singole è magari un po' più macchinoso di Twitch, che è pam 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 dritto. Pam pam pam, ok. Pam 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 è tecnico, pam, pam, no? Esatto, sì, linguaggio tecnico. Assolutamente. Allora, voto. Leggibilità, voto. Pensate sempre ai vostri coetanei o a quelli un po' più piccoli di voi. Allora, se non era per la pagina iniziale del menu, era 8, ma devo dargli 7. 7 e mezzo avrei detto io, quindi direi che ci siamo. Mentre interaction e, insomma, leggibilità, quelle cose lì? Secondo me funziona. Sì, io direi sullo stesso voto, nel senso, certo. non si espone, non porta nulla di incredibile, però oggettivamente unito un po' al linguaggio, unito anche a come è fatto Twitter come social network, direi che ci siamo. Sì, allora, bene, quindi sostanzialmente per fare una gradatoria mi sembra di capire che Twitch è quello che vi è piaciuto più di tutti. No, YouTube. No, YouTube, è scusate, YouTube è quello che vi è piaciuto più di tutti. Vi è piaciuto Twitch sull'organizzazione delle informazioni. Facebook, diciamo, non pervenuto, o quantomeno c'è qualcosa che non abbiamo capito, forse, no? Insomma, esatto. Restiamo umili, no? Qualcosa non abbiamo capito, non ci è arrivato perché siete designer e quindi qualcosa, insomma... E Twitter, insomma, senza infamia, senza lode, anche con qualche punta di pregio. No? Un progetto strutturato bene. Ultima domanda che vi chiedo, a parte che così sembrate Daft Punk, cioè nel senso, cioè questa cosa dello schermo così è chiaramente voluta, perché non è che l'avete, cioè è chiaramente una citazione che capirete tra di voi, perché poi dovete sapere
che insomma i designer sono un po' come i cavalieri Jedi, cioè parlano la loro lingua, stanno nel loro mondo, cioè ogni tanto arriva l'impero del male che siamo noi, noi siamo Sith di base, cerchiamo di bombardarli, però insomma poi siamo anche amici. Però no, la cosa che volevo capire io è, da un punto di vista generazionale, è un giudizio che vi chiedo, insomma, se domani siete chiamate a rendere ancora più semplice, a rendere più divulgative, a rendere più chiare queste regole, queste norme che abbiamo visto essere così centrali per garantire una sana convivenza all'interno del social, ma anche un futuro economico, perché ricordiamo che almeno su Twitch e su YouTube circolano tanti soldi e insomma sapere che cosa fare, come muoversi lì dentro può anche segnare una carriera. Allora, secondo voi le nuove generazioni, cioè questo è un linguaggio ancora corretto o c'è un salto, una possibilità di fare qualcosa di completamente diverso, un bot penso, oppure una gamification ulteriore, oppure ancora invece potete tranquillamente dire no, una cretinata, il linguaggio deve essere quello, è inutile fare dei tentativi troppo coraggiosi perché in ogni caso parliamo comunque di contenuti legalesi, come nella parola che ci è piaciuta oggi, e quindi non si può troppo andare di fuga in avanti. Allora, se posso dare un giudizio molto spontaneo e molto così di pancia, sicuramente negli ultimi anni i content creator, essendo queste sezioni, le regole, le norme così nascoste, così poco apprezzabili, così poco interessanti, già da viewer, quindi da utente e da content creator, nella community ci si aiuta e c'è questo passaparola di chiarezza, di consiglio, e quindi nel momento in cui tu decidi che vuoi aprire un canale su Twitch, fare un video su YouTube, se sei un utente attivo già lo hai percepito, ne hai sentito parlare, perché è una cosa di cui si parla anche all'interno della community, essendo queste sezioni così poco interessanti. Quindi forse così in modo molto provocatorio ti dico, il legalese non ha più senso. Però, ripeto, è una cosa che ti ho detto in modo molto spontaneo, e sicuramente a livello legale è giusto che ci sia, come è anche giusto che ci sia per altre generazioni o degli utenti che sono più interessati, avere tutto chiaro nero su bianco. Beh, pensiamo, c'è solo una cosa relativamente a questo, perché si parlava anche di gamification, no? Quindi il fatto che la norma diventa contenuto sotto un certo punto di vista, non solo informazione. Una cosa che in realtà è molto interessante di Twitch e che deriva anche da come queste norme sono scritte è sicuramente il fatto che parte del contenuto di Twitch, ad esempio anche in maniera molto meta, tra virgolette, è tutta la serie di contenuti basata sulla discussione sulle nuove regole fatte da parte della community. Quindi, tra virgolette, la community che riflette sulle norme che Twitch rilascia per intrattenere i viewer del social stesso, pubblico. Diciamo. Quindi, esatto, ad esempio su Twitch è particolare questa cosa che ci sia, quando cambia le norme, saltino fuori delle live in cui si discute delle nuove norme su Twitch, e queste fanno contenuto e fanno anche tante views, quindi anche questa è una sfumatura che magari può diventare interessante a un certo punto. O come diventano proprio materia di intrattenimento all'interno della live, della trasmissione, dove si fanno i vari mi dissocio, che sono assolutamente caricaturali riguardo alle norme, alle regole. E in quel modo diventano contenuto stesso, però passa anche il messaggio, cioè nel momento in cui faccio diventare un meme, una caricatura, la norma stessa viene percepita e quindi la gente sa cosa non deve, cosa può fare. Allora, io ringrazio Federico ed Ernesto. Hund. Io chiedo a questo punto di spiegarci l'arcano, cosa vuol dire, cos'è Hund, perché poi avete fatto il pelo e il contropelo a Facebook, Twitter, YouTube, e così poi vi chiamate Hund, cioè niente, anche un po' di contro Golia. Allora, cos'è Hund? Ditela tutta. Diciamola innanzitutto, tutta. Dove siete collocati, dove siete, se è uno studio
di information design, di designer grafica, no, com'è che si dice? Perché altrimenti lo dico sbagliato e poi quando si spengono le telecamere dite no, ma si doveva dire, si dice? In realtà grafica e comunicazione, diciamo così. Grafica e comunicazione. In inglese? Sì, information design, quindi no, niente. Information design, beh, è difficile, è che ci sono tantissime... Cioè, non so ma se è compito dello studio definire la categoria in cui rientra, se lo studio fa le sue cose, poi alla fine, no, nel senso. Ah, ok, dire, come gli artisti, cioè io faccio la mia cosa e poi voi la definite, bellissimo. Esatto. Cioè, no, ma poi sono talmente tante sfumature nelle discipline che è quasi limitante darsi un'etichetta, secondo me. Okay. Sì, diciamo... siamo progettisti. Siete based dove? Come si dicono i siamo a Milano. Da... E niente. E und cosa vuol dire? Und vuol dire cane in tedesco. Ah, perfetto. Che perché chiarissimo. È chiarissimo. No, infatti, perché uno dei due tedeschi, no. No, sì, io sono della minoranza linguistica tedesca altotesina. Lui tecnicamente ha fatto le scuole tedesche. Io ho fatto le scuole tedesche. Quindi c'è una ragione per il no. Questo va bene, ragazzi, importante. Complimenti, in bocca al lupo. Grazie mille. Luca, grazie mille. Ah, esatto, grazie del vostro intervento e a presto perché, insomma, ci rivedremo. Arrivederci. Ottimo, a presto. Ciao.